Artista Gabriele Rosa. Gabriele, che prodotti stai presentando durante questa settimana del mobile 2013? Beh, per questo salone del mobile ho disegnato una lampada a sospensione per Nemo, e che si contraddistingue appunto per un design molto leggero, arioso, un prodotto molto pulito che potrebbe vivere benissimo sia in ambiente domestico che ad esempio in ambiente contract, che potrebbe andare agli alberghi, quindi per le hall oppure anche per le stanze. E ha una soggetto luminosa LED, sicuramente innovativa, ha un disegno particolare appunto con queste tre braccia che vanno a disegnare un profilo nell'aria, è appunto piuttosto minimale però efficace dal punto di vista estetico. E con quali materiali stai lavorando principalmente? Allora, dunque, questa lampada a sospensione è realizzata in alluminio, la parte centrale in passo fusione, mentre le braccia sono in ostruso. Il LED sicuramente ormai è un must, per cui sono le luci che le persone sono maggiormente interessate e che effettivamente danno una resa migliore anche dal punto di vista energetico. Con quali altre aziende italiane stai collaborando oltre a Nemo? Dunque, per questo salone presento anche un nuovo prodotto per Zanotta, che è uno scrittoio che si chiama Calamo. E quindi ho proseguito la collaborazione con questa azienda rinomata che ormai dal 2008 lavoriamo e mandiamo avanti nuovi prodotti, quindi sono contento anche per questo. Insomma, rapporti duraturi, pensate bene. Allora un grazie a Gabriele Rosa per questa intervista. Grazie a voi.